tentativo di mediazione con questo emendamento è fallito, l'emendamento è stato ritirato dal governo, del resto l'aveva chiesto anche un vice capogruppo del PDL. Oggi c'è una forte e salda maggioranza al Senato che conferma quello che avevamo detto anche nelle ultime ore, del dato politico che conta. La maggioranza c'è, prosegue nell'esame del provvedimento e sui problemi che sono emersi ieri vogliamo una intesa con tutta l'Aula per creare insieme un'autorità di controllo per il contrasto alla corruzione. Quindi niente muro contro muro, ma dialogo anche con l'opposizione su questo? Su questo punto siamo aperti al dialogo, sul resto difendiamo le proposte che nascono dal governo per creare nuove iniziative di contrasto alla corruzione. Intanto ho visto la proposta di Bersani che ha depositato una proposta di legge elettorale. Cosa ne pensa? Noi riteniamo che si debba difendere il bipolarismo, evitare che si sottragga ai cittadini il potere di scegliere con il voto il governo. Non vogliamo insomma una legge che rimette in primo piano i giochi dei partiti, vogliamo che la gente scelga non solo i parlamentari ma anche chi li deve governare. Quindi è un no. Noi siamo aperti al confronto che rispetti il bipolarismo, non vogliamo ritorni al passato.